Antani e Sfintini, Piripiri. Uno. No, Prova audio. Un, due, tre. qualcosa, poi Prova audio, prova audio. Stiamo aspettando, buonasera, stiamo aspettando. Ok, dopo questa prova audio stiamo aspettando il calcio d'inizio in questo campo zuppo, anche se attualmente sta diminuendo la pioggia qui al Fonte Park Stadium. Aspettiamo la terna arbitrale che entra in campo. Pioggia più o meno stabile. Dimmi quando è. Ok. Benvenuti questa sera dal Fonte Park Stadium. Vedremo la sfida di questa sera tra Real Miami e Giannis, sesto turno di UEFA Super League. Vediamo ora le squadre che si schierano in campo e fanno il saluto con il direttore di gara Palleschi e gli assistenti Moltoni e Bernabei. Telecronaca, la vostra voce di questa sera, la solita di Fabrizio Branco e le riprese, l'occhio di falco di questa sera, Massimo Montiroli per Federazione Calcio Video. Ricordiamo anche le altre partite tra Alba Roma e Maccabi e Lupa Amatori Sobat. Si salutano le squadre. Tenuta rossa per lo Janus, mentre tenuta classica maglietta bianco-celeste per il Real Miami con i numeri dorati. Si schierano ora, quindi andranno ad attaccare da destra verso sinistra in tenuta rossa, come detto prima, lo Janus, mentre il Real Miami da sinistra verso destra in tenuta bianco celeste stile Argentina. Questa dovrebbe essere la formazione del Real Miami che scende in campo con Di Maria tra i pali, poi Salah esterno sinistro, Carpineti e Petrucci centrali difensivi, D'Angelo esterno destro, per passare poi a un centrocampo a tre con Pompei, Giorgetti, Baldini. E un attacco che sicuramente si farà notare con 20 bianchi e chialastri. Questi dovrebbero essere gli 11 titolari. La formazione invece dello Janus purtroppo non si legge. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Eccolo qua, il calcio d'inizio che dà il via a questa sesta giornata di UEFA Super League. Ci dispiace magari per l'inconveniente nella formazione dello Janus, però andremo con i numeri. Subito il Real a lanciare lungo questa palla, ma ben controllata dall'esterno destro difensivo. Ricordiamo la pioggia che batte da oggi pomeriggio qui a Roma. Non ci dà tregua neanche questa sera, quindi campo molto difficile, scivoloso,
la palla si ferma in alcuni punti, bisognerà si dovrà, scusate, giocare spesso palla a terra, perché i lanci lunghi, quando andrà a rimbalzare la palla, potrebbe essere imprendibile. Ecco ora un lancio verso 20 anticipato dal numero 3 dello Janos, che gioca bene questa palla con molta tranquillità il possesso, prova a cambiare gioco, buona l'idea, molto campo ora sul lato destro, ancora una volta il cambio gioco, la palla come dicevamo schizza appena tocca il terreno, il numero 7 ora il cross, il tiro cross che finisce in un nulla di fatto, però già lo Janos avanti pericoloso. Vediamo una difesa 3 per lo Janos, un 3-2-3-2. Prova a recuperare questo pallone subito il Real. Prova a servire il capitano. Ora spalle alla porta, circondato da tre maglie rosse. Continua il pressing, non molla, ma ora il possesso a Janos, colpo di tacco a liberare, ora ricomincia tutto dal proprio portiere, in tenuta giallo fluo che si potrebbe confondere un po' con gli arbitri, probabilmente faranno cambiare anche la maglia. Ancora il capitano, 20 ora, vie centrali, si allarga un pochino, prova comunque il tiro, sbilanciato, riesce comunque a tirare in porta, un tiro che non crea pensiero all'estremo difensore dello Janos. Tutto pronto ora per il rinvio lungo, sarà difficile per lo Janos tenere a bada la velocità di 20, essendo il Real molto sbilanciato in avanti con tre attaccanti che sanno il fatto loro. Ora il numero 9 di esterno destro a non trovare purtroppo il suo compagno, ma comunque la palla arriva ancora sui piedi delle maglie rosse, e ora il vice capitano, il capitano scusate, a lanciare verso 20, non c'è fuori gioco, il portiere che esce, si ostacolano, attenzione, prova 20 ma anticipato all'ultimo, e sarà proprio lui quest'ultimo a battere questo fallo laterale. Difende benissimo con il corpo il numero 3, che non dà possibilità al capitano di recuperare questo pallone e portare un'azione vincente. Partita subito forte questo match di questa sera. Buono il rinvio dal fondo, va ora per prolungare il numero 4, la palla raggiunge il suo compagno, anticipa il giocatore del Real Miami che ora lancia 20, però queste palle alte bisogna evitarle questa sera perché sta continuando a piovere incessantemente, sentiamo l'umidità che piano piano entra nelle nostre ossa, il 9 non controlla e sarà ora punizione per il Real Miami. Lancio lungo, cercare subito 20, buono il colpo di testa a rifugiarsi in fallo laterale, azione che si sviluppa dal nostro punto di vista sulla sinistra, vertice dell'area di rigore, difesa dallo Janos. Prova a far girare un po' palla, tornano un po' indietro sulla linea. Non trovano il bando della matassa e il numero 2 cincischia un po' con questa sfera. Contrasto duro, il tiro da fuori aria, attenzione, per poco non beffa l'estremo difensore. A quanto pare il Real Miami appena ha la possibilità cerca subito di tirare in porta perché sa che con queste condizioni atmosferiche potrebbe essere tutto più difficile come bloccare la palla per il portiere, non sarà un'impresa semplicissima. Ancora a cercare sempre la testa del numero 4 su questi rinvii, che va a spizzare, a prolungare verso i suoi compagni. Ora il capitano appoggia male e non riesce il dribbling, il
capitano dello Janus. Subito abbattuta questa rimessa laterale, lancio lungo, però senza vedere, senza cercare i propri compagni. E il pallone ritorna ancora una volta in possesso, maglia rossa, anticipato dal numero 18 che allarga subito verso sinistra. Temporeggia un po', spalla alla porta, ora gira subito sul lato destro, fanno girare molto bene la palla il Real Miami. Ora ha provato un passaggio con l'inserimento del capitano, ma non trova le misure, la palla rimane larga e si spegne sul fondo, battuta subito dall'estremo difensore dello Janus questo pallone, e sale senza pressing il centrale difensivo che purtroppo sbaglia questo lancio. La palla non gli si alza come avrebbe voluto, ma comunque rimedia un fallo laterale. Quasi tutti i giocatori nella metà campo del Real, ora stop. Non riuscito ora il controllo di questa palla. Attenzione come schizza via, appena tocca il manto. L'erba è qua, la palla è quasi incontrollabile. Con il corpo difende il numero 7 di cattiveria, la grinta dei giocatori dello Janus. La palla che rimane in campo, difende il numero 3 con il corpo, viene chiamato il fallo dal guardialine, l'assistente del direttore di gara. Vediamo cosa deciderà il direttore di gara Palleschi su queste situazioni. Si gioca ancora con il portiere, appoggia verso il 6, tutto libero il 3, eccolo servito ora per vie centrali, il velo, la palla in qualche modo ritorna ancora in possesso rosso, spalla alla porta, difficile da girarsi, viene anticipato. Una partita molto viva. Gamba alta da parte del capitano e quindi sarà punizione per lo Janus. Sarà il numero 6 a battere questo calcio di punizione, tutti nella metà campo del Real Miami. Vediamo che opzione andrà a scegliere, rincorsa lunga, lancio lungo, interviene malissimo il capitano del Real, attenzione al dribbling. Riesce il primo, non il controllo, e dà la possibilità al capitano di metterci una pezza in fallo laterale. Ora si fa avanti lo Janus, lato sinistro dal nostro punto di vista, con il numero 4, rimessa laterale, lunga in mezzo all'area, libera con un colpo di testa, ancora il numero 4 a metterla dentro. Ricordiamo che non bisogna liberare per vie centrali, che è la soluzione più pericolosa, perché potrebbe esserci sempre un giocatore avversario che la posizione centrale ha svariate opzioni di gioco. Ora lato sinistro Real, buono il tocco ad alzare il controllo, ci prova in qualche modo a mantenere il possesso, una finta ora di esterno per vie centrali, prova ad allargare a memoria verso 20, ma non trova il capitano, il suo compagno di gioco. Sale piano piano il pressing del Real, ognuno su un uomo a coprire una zona del campo, c'è ora la rimessa, braccia larghe, interviene bene, ora in qualche modo il passaggio che potrebbe risultare difficoltoso, e la palla addirittura che per poco non ci raggiunge. Sarà il numero 3 a battere questo fallo laterale. Si ferma ancora il gioco per due sfere in campo. Ricordiamo che l'UEFA Super League è un format innovativo che mette insieme le squadre della Serie A d'Elite e quelle della Serie B Challenge in un'unica competizione. La formula ricalca quella del girone all'italiana su incontri di andata e ritorno tra pari grado, con l'aggiunta di sfide incrociate
In gara unica tra le protagoniste da due diversi campionati da disputarsi sempre sul campo della squadra di categoria inferiore, le sfide incrociate assegnano comunque punti nelle classifiche dei rispettivi campionati. E ricomincia lo Janus dal proprio portiere, vede largo il suo compagno, stop a seguire con il destro, va con l'esterno, anticipato bene dal 18, colpo di tacco del capitano un po' lezioso. Bisogna giocare semplice perché attualmente le condizioni del campo e atmosferiche non sono delle migliori, non fa neanche caldissimo, inizia a scendere un po' la temperatura. Capitano non riesce, numero 21, a giocare questa palla. Ricordiamo 12 gradi e pioggia al momento. Con questa sfera che appena tocca terra schizza via e prende velocità incontrollabile qui al Fonte Park Stadium. Sta accendendo anche una leggera nebbiolina. Buono il pressing del 10. Dobbiamo dire che lo Janus riesce a controllare bene l'impostazione del gioco della squadra avversaria, non hanno la possibilità di impostare e trovare gli spazi giusti. Ora buono l'anticipo, ancora una giocata di prima a cercare 20, il controllo sbagliato del numero 3, prova il dribbling, il tiro ora a scendere vicino al palo ma morbido e controllato con tutta la calma del mondo dall'estremo difensore. Pronto ora al rinvio, fa salire i suoi giocatori. Ricordiamo una difesa schierata a 3. Buono il rinvio lungo. Non controlla il compagno. Attenzione, solo maglie rosse che pressano molto forte. Il capitano ora prova ad uscire in qualche modo di sfondamento, mantiene il possesso, attenzione a 20 che si deve allargare ma il portiere esce e gioca subito verso il 7, vediamo se la scarica, pronto a partire il 7, rimane lì invece, non si muove, vede un fallo, il direttore di gara Palleschi e ferma il gioco. Ora il 3 con il sinistro ad appoggiare verso il suo compagno in difesa, numero 6, lancio lungo. Abbiamo detto quanto potrebbe essere difficile fare queste giocate lunghe piuttosto che giocarla a terra, forse molto più semplice giocarla a terra. Buono l'uscita del difensore del Real e ora provano ad allargarsi piano piano su questa fascia a portarla, ma pressa veramente bene lo Janus, squadra difficile a quanto pare, che chiude ogni spazio possibile, recupera molto velocemente la palla e questo a lungo andare può portare i propri risultati. Anche può anche scoraggiare il gioco del Real, che sappiamo essere una squadra molto molto di testa. Ora il numero 2, il pressing di 20, lancio lungo, attenzione, il numero 10 per poco non ne approfitta, ma esce molto bene con questo tocco di prima il Real, tutto di prima, bellissima questa azione verso 20, non seguono però, non vanno a rimorchio, la palla in qualche modo arriva al giocatore dello Janus, ma fischia tutto Palleschi e si riprenderà con un calcio di punizione per una spinta sul difensore. Lancio lungo. Buono l'intervento del numero 3 che va a prolungare per il proprio compagno, a togliere il tempo all'attaccante del Real. Ancora un contrasto fortuito di testa, favorisce questa volta il Real. Buono il controllo, addirittura in palleggio. Scarico verso l'estremo difensore che deve andare al rinvio. Attenzione al pressing,
buona comunque con molta personalità. Non viene fischiato il fallo su questo contrasto. Sarà rimessa Real, spostata sulla fascia sinistra. Ora vedremo come batteranno, vanno verso il centro, colpo di testa un po' lento, attenzione a questa gamba un po' tesa, gioco pericoloso. Lancio lungo in profondità, verso nessuno, buona la chiamata del portiere che tranquillizza i propri difensori. In queste categorie bisogna avere molta personalità, soprattutto se si difendono i pali, a chiamare, a posizionare, a dare consigli ed essere autoritari tra i pali in modo tale da posizionare i propri compagni in difesa nel migliore dei modi. È un grandissimo aiuto il lavoro del portiere, che ora la chiama e riceve questa sfera. Allarga ora sul lato destro, 20 in pressing, la palla che esce, buono pressing asfissiante di 20, che ricordiamo essere un giocatore molto veloce. Mantengono in qualche modo questo possesso i ragazzi del Real, cercano di sviluppare il gioco, ma esce bene lo Janus, che si rifugia in fallo laterale. Va con le mani ora, cerca i suoi compagni, nessuno che si muove, poco movimento, lo fanno ora, prova a metterla giù, alza questa palla altissima e comunica ai propri compagni l'uscita, il portiere, facendo la sua senza problemi. Ora sulla fascia, attenzione all'anticipo, difende benissimo con il corpo e se ne va, attenzione a questa trattenuta, ci sarà il primo cartellino giallo per il numero 18. Partita che abbiamo detto essere subito ad alti ritmi e costringe il giocatore dello Janus a questa ammonizione, questa trattenuta indispensabile per interrompere la discesa del numero 7. Quindi prima ammonizione in questo primo tempo. A sfavore del Real, che va ora a rimettere questa palla in gioco verso il capitano, spalle alla porta, si deve girare, la deve scaricare, la alza in qualche modo. Questo è un campanile, vediamo il 2 che interviene con il fisico e con la testa. Ora ancora possesso Real, buona la giocata di 20 con l'esterno, attenzione, potrebbe esserci il fallo. Non viene fischiato nulla da parte del direttore di gara. Attenzione, forse viene chiamato l'intervento del VAR, così è. E dobbiamo scendere. Guardate questo. Ora sarà cura di Massimo Montiroli far vedere in qualche modo le immagini al direttore di gara, dove viene richiesta la VAR da parte della panchina del Real per un contrasto dubbio proprio dentro l'area di rigore, vertice destro dal punto di vista del portiere. Il contrasto sembrava abbastanza evidente, vediamo un attimo che cosa deciderà il direttore di gara. Dovrebbe essere ora il 20° minuto del primo tempo, ricordiamo il punteggio di 0-0 tra Real Miami e Janus, e gioco fermo per una situazione dubbia dentro l'area di rigore, ci potrebbe essere il contatto e quindi la possibilità del calcio dagli 11 metri. È intervenuto il VAR a cura di Massimo Montiroli,
perché fornisce sempre un servizio pazzesco anche sotto la pioggia. Vediamo che cosa deciderà il direttore di gara. Ritorniamo in diretta, vediamo la scelta, attenzione, calcio di rigore! Calcio di rigore, 20° del primo tempo, potrebbe cambiare ora il punteggio. Ci sono un po' di discussioni addirittura sulla scelta. Sta spiegando ora il direttore di gara perché il capitano non è d'accordo, visto che ha visto l'arbitro Palleschi parlare con Massimo Montiroli, ma se ci serve il tempo materiale di tornare in postazione per garantire la diretta, quindi non capisco assolutamente le proteste del numero 9 dello Janus che si lamenta per una cosa futile probabilmente. Forse si dovrebbe preoccupare più del gioco. E ora sarà 20 dagli 11 metri. Tutto pronto, c'è il fischio, la rincorsa breve, il tiro, la quasi parata del portiere, ma la palla si insacca. 1-0, cambia il risultato, Real Miami 1, Janus 0, dopo un calcio di rigore assegnato grazie al VAR. Ricordiamo che queste dirette vengono svolte anche in condizioni non ottime e questa sera hanno funzionato nonostante il tempo non bellissimo, hanno funzionato a dovere dando la possibilità di intervenire sulla scelta della prima segnalazione del direttore di gara, assegnando poi il rigore che è andato a insaccare 20, per poco non la parava, aveva intuito l'angolo destro, l'aveva probabilmente forse anche toccata. Però lo Janus sicuramente non sarà una squadra che tirerà i remi in barca e ora rimette subito un calcio di punizione interessante, intorno ai 25-28 metri. È una posizione molto interessante e chi batterà questa punizione se non il numero 10? 4 in barriera, chiamati dall'estremo difensore del Real, prende la rincorsa non lunghissima. Vediamo ora il fischio del direttore di gara, il tiro con il destro a superare la barriera, ma troppo alto, non scende, non prende l'effetto. E si spegne sulla rete di protezione esterna del campo del Fonte Park Stadium. Prova in qualche modo a controllare il numero 10 del Real, il numero 19, scusate, purtroppo questi numeri sulle maglie del Real con il riflesso delle luci non si notano benissimo. Ora ancora lo Janus, un calcio di punizione, rimane in zona d'attacco, batte il 10, lunga in mezzo, attenzione a questa palla, svirgola un pochino, non dei migliori questo intervento che regala una rimessa laterale in posizione avanzata. Ecco la palla in mezzo, il 4 che prova ad arrivarci, un rimpallo, la palla rimane lì, va a liberare ora e deve salire il Real. Attenzione, la giocata con il sombrero.
Attenzione al numero 3 che viene messo giù dal 19 e viene anche ammonito. Portiere che invita i suoi giocatori a salire, devono recuperare questa situazione di svantaggio procurata dal calcio di rigore di 20. Che va a segno ancora una volta. Giocata di prima, tensione, difficile controllare questa palla, l'abbiamo detto prima che purtroppo con il fatto che ha piovuto parecchio oggi a Roma, il campo è zuppo e la palla sguiscia appena tocca il terreno. Rimessa laterale ora Janus. Sembra, nonostante il gol, il Real non trovare il bandolo della matassa, sviluppare il gioco che abbiamo visto quasi sempre fare. Viene chiuso ora dal pressing. Ancora Janus, numero 8, centrocampo. Poco movimento dei giocatori in tenuta rossa. Ora vertice dell'area di rigore sinistro. Cross in mezzo, tutto solo. Non trova la conclusione. Cincischia con il pallone. La palla rimbalza a terra. Arriva comoda tra le braccia dell'estremo difensore. Venti con un controllo al volo con il destro. Prova a lanciare ora lungo. Viene visto un fallo. Probabilmente è cascato da solo, però non è di questo avviso il direttore di gara. Attenzione alla discesa del suo compagno sulla destra, il capitano non lo vede, preferisce temporeggiare, perdere un po' di tempo. Questa è l'esperienza anche. Ventisettesimo minuto del primo tempo. Attenzione a questa palla. In altre condizioni sarebbe stata ottima, si sarebbe leggermente fermata, data la possibilità di controllarla, ma visto che il campo è umido, appena tocca schizza via questa palla. Infatti il 10 ora a rincorrere sul lato sinistro, chiude il difensore del Real e la rimessa viene assegnata proprio a quest'ultimi. Non sono d'accordo giocatori avversari. Pronto a battere questo fallo laterale ora. Vediamo se spizza lungo, ma non c'è nessuno dei propri compagni a ricevere. Ora passaggio in mezzo, controllo non felicissimo, possesso ritorna a Real e libera tutto il difensore. Si vanno a rifugiare ora verso il portiere proprio, ragazzi dello Janus. Allarga subito sulla fascia destra, sale subito il pressing del Real. Controllo ancora una volta non semplice. Queste situazioni difficili, viene sacrificata un po' la tecnica e viene premiato più il fisico. Buona la giocata in profondità, tutto regolare, esce il portiere, la fa sua dentro la propria area di rigore. Si ferma il gioco probabilmente per un cambio. Si gioca ora con un lancio lungo che trova il suo compagno. Andiamo ora verso 20. Vede scendere sul lato sinistro, ora prova il tiro, però è comodo verso il proprio, verso il portiere avversario. Tiro di sinistro senza pretese, lascia scorrere, sbaglia il rinvio, ci sarà un fallo laterale. Sostituzione ora per il Real. Tutto pronto, riprende lo Janus. Un po' confuse queste fasi difensive da parte del Real, che hanno dei momenti di blackout e si perdono un po' i giocatori in marcatura, lasciando degli spazi molto interessanti. E ora sarà calcio di punizione, vertice, area di rigore destro. Batterà probabilmente con il destro, quindi sarà una palla a rientrare. Vediamo se
La metterà tagliata verso il secondo palo o sceglierà più una soluzione a rimbalzare davanti al portiere, che potrebbe essere anch'essa molto difficile da leggere e da neutralizzare. Eccolo il fischio e c'è il cross morbido in mezzo, il portiere che esce male con i pugni, mai per vie centrali. Queste respinte possono essere molto pericolose. Era solo, la poteva anche bloccare e dare la possibilità alla propria squadra di salire. Ha optato per una respinta di pugni, purtroppo non bellissima. E ora il capitano che alza questo campanile. In qualche modo con la testa. Non entrano i giocatori del Real, danno la possibilità ai difensori dello Janus di difendere. Ora il 10 che recupera il possesso. Lancio lungo, posizione regolare, ci arriva con la punta dei capelli, con la cresta, quanto basta per mandare fuori tempo l'attaccante dello Janus. Lato destro ora del campo, il numero 4, spalle alla porta, circondato da maglie biancocelesti. Recupera palla infatti il Real, che ora prova a giocarla, nessuno che gli si fa incontro. Lancio sbagliato, Janus in possesso, in qualche modo è scivolata. Ora prova a mandarla lungo la linea. Punizione per piede a martello. Sembra essersi quasi placata la pioggia, qualche gocciolina qui e là ora. Ci dà almeno una tregua. Prova con il fisico, ma si addormenta un po' il 19, che perde questa palla, in qualche modo riesce anche a servire invece il suo compagno. Sale ora il pressing come un treno, lo supera, buona la giocata, la palla che rimane in campo, ma non è così di questo avviso il direttore di gara, che assegna la rimessa al numero 3 in maglia rossa, lato sinistro. Non si capiscono. Ancora qualche metro più avanti, vertice sinistro dell'area di rigore, questa volta sbagliano tutto. Campo non semplicissimo. 33esimo minuto del primo tempo, ricordiamo il punteggio: Real 1, Janus 0. Però ora limite dell'area di rigore, alza con lo scavetto verso il numero 7 questa palla. Prova a metterla in mezzo, però troppo debole, poteva fare di meglio. Ancora un calcio di punizione, abbiamo perso il conto. Tutti al limite dell'area di rigore delle Real. 7 giocatori dello Janus sul secondo palo, non controlla questa palla che si alza, si impenna sopra la traversa. Se l'avesse tenuta bassa, filtrante in mezzo dentro l'area piccola, il portiere probabilmente non avrebbe avuto scampo con una ribattuta sotto misura. Sarebbe stato sicuramente interessante, però non controlla benissimo e la palla si alza sopra la traversa. Perdono palla ora i ragazzi dello Janus, prova a chiamarla, controllo con il tacco che non riesce, il 15 in copertura a liberare. Ancora il Real ben piazzato con i suoi uomini a centrocampo, consente la possibilità di sviluppare questo gioco, esce ancora il portiere. Sembra essere ben posizionato, difficile provare lanci lunghi di questo genere. E ora sviluppano il gioco verso la linea laterale destra.
fermato con grande grinta dal Real. Inizia a scendere di più la nebbia, non so se si nota, probabilmente no, poca roba dalle riprese, ma in diretta inizia a vedersi una leggera nebbiolina. Abbiamo detto che la sfera in qualche punto del campo si ferma, mentre in altri parte via senza controllo e tocca andarla a rincorrere, quindi tocca trovare delle giocate con palla a terra, qualche triangolo, qualche combinazione veloce. Ancora una volta situazione dove 9 giocatori dello Janus vanno avanti la linea della palla. Cross in mezzo, la girata, ma c'è comunque il fuorigioco. Vigile l'assistente del direttore di gara. Lancio lungo ora, incornata a servire il numero 7, un'altra, servire il proprio compagno che si gira, il numero 9, vediamo se riescono ora a metterla in mezzo questa sfera, in qualche modo anticipa il movimento del 9 e rimedia un fallo laterale che sarà il 7 a battere. Attenzione ai tagli in mezzo, il 13 che si fa vedere, attenzione al tiro murato, l'11, buona la spizzata di 20. Ora prova ad allungarsi palla il capitano e viene fermato, e ci sarà anche il primo cartellino giallo per lo Janus. Prova a riprendere un po' a fiato il Real, mettendoci tutto il tempo del mondo. Il lancio lungo ora arriva fino ai limiti dell'area di rigore, ha il tiro facile il capitano del Real, che appena può tenta sempre di trovare la porta. Ora Veronica del numero 10 che trova sostegno con l'estremo difensore, buona questa, questo fraseggio, ma perde la palla il numero 3, in qualche modo però raggiunge i giocatori in maglia rossa. Ora prova la cavalcata il numero 10 con l'esterno, nulla di fatto, la palla rimane lì come dei falchi. I giocatori dello Janus si portano al limite dell'area di rigore e riportano il possesso però a Miami, che ha tutta la possibilità di allungare un po' le squadre. 20 con l'esterno destro, però si mette bene a difendere con il corpo il numero 6. Ancora l'estremo difensore dello Janus. Ricordiamo che per poco non intuiva il rigore battuto da 20, non ci è arrivato veramente di questione di centimetri. Rimessa laterale, Janus. Sale il Real. Ricordiamo, da destra verso sinistra, tenuta rossa lo Janus, mentre da sinistra verso destra, tenuta argentina, bianco celeste, ricordare un po' la casacca argentina. Il Real Miami da sinistra verso destra. Viene chiamato il recupero, 2 minuti dice il direttore di gara, e ora tutti all'arrembaggio in avanti, attenzione alle mani. Non vede però il direttore, e la palla ora è in possesso dell'estremo difensore. Rinvio lungo, la palla che si alza, il campanile va di corpo ma commette fallo, un'irregolarità. Il mister del Real che incoraggia i propri ragazzi ad andare in avanti, a mettere
pensiero. Attenzione, 20, viene pescato però in fuori gioco. Però il portiere a lanciare lungo. Buona la spizzata. Poteva lasciare per la norma del vantaggio, ma ha bloccato il gioco. Battono subito, attenzione il numero 6, limite dell'area di rigore, prova a superarne 2, 3, il 4, il quarto non esce. E attenzione, perché potrebbe tornare in parità questa partita, e questa volta non ha dubbio, scusate per la voce, non ha dubbio il direttore di gara a fischiare questo secondo calcio di rigore, uno per parte. Vediamo ora il numero 9, il capitano, che si prende il pallone, lo posiziona sul dischetto, tutti in posizione, anche il portiere. Il fischio dell'arbitro, una rincorsa abbastanza lunga, il tiro, e questa volta ancora rischio, il portiere intuisce, la palla va in rete. E finisce qui il primo tempo, Real Miami 1, Janus 1, due calci di rigore, uno per parte, e si chiude qui. Ci vediamo tra un pochino.
quasi tutto pronto per ricominciare questa sfida, di nuovo in pareggio all'ultimo minuto di recupero con un calcio di rigore andato a bersaglio da parte del numero 9, il capitano dello Janus, che riporta la situazione sull'1 Real Miami, 1 Janus. Un calcio di rigore per parte, entrambi con qualche rischio perché intuiti da entrambi i portieri. Per poco non neutralizzavano il tiro dagli 11 metri e ora aspettiamo semplicemente la terna arbitrale che prenda il proprio posto. E ora entra sempre di più incalzante questa nebbia, momentaneamente ancora non dà grosso fastidio, ora si inizia anche a vedere dai nostri monitor e si invertono logicamente anche le squadre, quindi da destra verso sinistra il Real Miami, tenuta bianco-celeste, tenuta che ricorda un po' la maglia dell'Argentina, mentre da sinistra verso destra in tenuta rossa lo Janus, che batte proprio ora e va a cercare subito lungo ma non trova il compagno. E ora Real in possesso con 20, che scarica dietro, di esperienza cerca di mantenere il possesso in qualche modo ma non trova poi il passaggio finale. Rimessa laterale, si appoggia dietro, portiere che chiama il gioco, buono a svettare di testa, ora ad appoggiarla, cambiano lato sul destro, lancio lungo, 20 in posizione regolare, 2 contro 2, attenzione, il tiro di 20, fuori. Giusta la decisione di 20 di provare a trovare lo specchio, visto che era sceso solo il capitano a dare aiuto, ma era molto spostato nel vertice destro, quindi purtroppo non prende la direzione giusta questa sfera e si spegne fuori. Ora lo Janus, che va a pressare forte sull'estremo difensore, rinvio lungo direttamente in fallo laterale. Iniziate a vedere sotto il faro questo bagliore luminoso, è il riflesso della nebbia, le goccioline che riflettono la luce e ostacolano un po' le riprese. Ora lancio lungo a cambiare subito il gioco verso il numero 7, che la mette giù in qualche modo, ma pronto il difensore del Real a recuperare palla, che però poi si perde in un bicchiere d'acqua. Difende con il corpo, ora solo maglie biancocelesti. Aveva fischiato il fallo, c'è stata una reazione a gioco ormai fermo. Speriamo che gli animi si mantengano calmi. Stroncato sul nascere ogni possibilità di protesta. Addirittura 3 in barriera per l'estremo difensore, anzi 2, si stacca il capitano. Pronto per il contropiede. Cross in mezzo. Più che in mezzo, diciamo direttamente fuori. Con il destro la palla che non prende il giro e si alza. Altissimi i giocatori dello Janus, che vogliono impedire la costruzione del gioco dal basso. E ora va per un rinvio, grande l'incornata, il capitano, l'autore del gol del pareggio, prova a girarsi in qualche modo, poi circondato, trova ancora un calcio di punizione, ancora interessante. Vediamo se questa volta riusciranno a fare meglio, a mettere una palla difficile. Ricordiamo che il campo è parecchio bagnato, quindi anche una palla che possa rimbalzare davanti al portiere può mettere molta difficoltà, perché prenderebbe più velocità, potrebbe essere difficile da parte dell'estremo difensore andarla a controllare. Ora il numero 7 probabilmente andrà con il sinistro, parliamo di intorno ai 30 metri, però a questo livello, a queste categorie tutto è possibile. Ora prova direttamente il tiro in porta, si rifugia sulla traversa, in qualche modo
il 9 che cerca di rimettere la palla in mezzo, non riesce. Un effetto strano, prima sinistra poi destra, che inganna l'estremo difensore del Real, che all'ultimo la devia sulla traversa. Fortunato il dio palo dei portieri questa sera, intervenuto in favore dell'estremo difensore del Real. Possesso Real, la palla che esce però. Guardaline però non era di questo avviso, aveva visto la palla ancora in gioco, fermato il gioco però dal direttore di gara Palleschi, che riassegnerà probabilmente la palla al Real. Infatti verrà scodellata questa palla. Il numero 4 restituisce la palla. Finora l'azione più pericolosa è stato questo calcio di punizione visto poco fa, e avevamo appena accennato quanto potesse essere difficile da parte dei portieri attualmente, soprattutto a questi livelli, intervenire con un campo così difficile, i guanti impregnati di acqua, il pallone viscido, difficile da bloccare, e qualsiasi intervento può essere difficile. Venti, un tiro senza pretese, senza neanche guardare la porta, non trova lo specchio. Uno a uno in questa sesta giornata di UEFA Super League tra Real Miami e Janus. Vedete come può essere difficile, una volta che la palla tocca terra, andarla a controllare. Ora per vie centrali. Buono lo scarico. Giocata di prima ad allungare questa palla. Il portiere che esce, sempre molto pronto, l'estremo difensore dello Janus, a prendersi tutta l'area di rigore. Farla sua, chiamando spesso l'intervento dei propri compagni a gestirne la posizione. Questo è il lavoro dell'estremo difensore, per ora portato ampiamente a termine dal portiere dello Janus. Scivola la palla dalle mani il giocatore in tenuta rossa, però il gioco era fermo per un cambio. Esce il numero 7 ed entra il 16, poi uscirà il numero 11 ed entrerà il 14. La nebbia per ora si porta a centrocampo, vedete sicuramente una nebbiolina che prende piano piano il possesso del campo. Nota spesso qui al Fonte Park Stadium con queste condizioni meteo. Ora il numero 4 a scaricare per vie centrali verso il numero 13, che appoggia ora a spalle la porta, si allunga la squadra, cerca gli spazi. Buono il pressing incessante, non si capisce il numero purtroppo, ricordiamo la difficoltà di leggere i numeri di questa squadra ogni volta che scende con questa maglia, numeri dorati che riflettono la luce dei lampioni, non si intuisce spesso il numero. Ora Real in possesso palla dal centro, con il destro lancio ad aprire per Venti, posizione regolare, anzi no, qualche dubbio. Ricordiamo che essendoci il VAR l'azione potrebbe anche proseguire per poi andarla a controllare direttamente dal monitor. Questa è l'opzione introdotta in questo campionato, che ricordiamo è riuscita nel primo tempo a vedere un calcio di rigore a favore del Real battuto da Venti grazie all'intervento di Massimo Montiroli e la sua apparecchiatura tecnologica, che ci permette di visualizzare questi contrasti dubbi.
ancora difesa a 3 per lo Janus, che sembra avere quel pizzico di grinta in più rispetto al Real, che è una squadra che si innervosisce molto trovando una squadra che pressa alta. Potrebbe essere questo il gioco da portare avanti fino alla fine, per trovare poi magari un episodio che va a sbloccare la situazione. Ricordiamo il punteggio di 1-1. Prova a spizzare, a prolungare il numero 4, il capitano ad allontanare con il colpo di tacco, ancora un colpo di testa, Vinti a provare a metterla a terra, non riesce, attenzione, posizione regolare del numero 9, esce ora il portiere, ma fermato per fuori gioco, giusto a mio avviso la decisione del guardalinee, molto più chiara questa che la posizione antecedente di Vinti, un po' borderline. E ripeto, ricordiamo che con l'intervento del VAR può finire l'azione e poi essere richiesto l'intervento della prova TV. Buono l'intervento in scivolata del giocatore dello Janus. Ora si cambia il pallone. Limite dell'area di rigore, lato sinistro, rimessa laterale ora con le mani. Va il Real, prova in mezzo, c'è una spinta vistosa. E sarà calcio di punizione. Gioca vicino. Si posizionano i giocatori, prova il lancio lungo. Un buco a centrocampo lasciato dal Real. Il campanile alzato, attenzione, 3 contro 2. Il Real questa volta che cerca di mettere pensiero, ma non riesce, il controllo del capitano, e ora subito l'estremo difensore con le mani sul lato sinistro scende e ricominciano ora dal centrale difensivo, si allarga il 16, vediamo se lo vede, prova a partire, c'è ora il lancio, in qualche modo va di testa, la rovesciata spettacolare, poco funzionale, ma comunque la palla torna in possesso Real. Svirgola questo pallone, posizione regolare per Vinti, attenzione, un po' troppo lunga di un pelo. Rinvio lungo con il destro. Buono il capitano a prolungare verso il 16 che la mette giù. Ora vediamo se cercherà il triangolo. No, si appoggia dietro. Non riescono, una volta superata la metà campo i ragazzi in tenuta rossa, ad impostare bene il gioco, a trovare gli spazi. Ci provano ora a difendere con il corpo e l'arbitro vede un intervento irregolare. Punizione interessante, abbiamo detto il campo in condizioni difficili, se questa palla viene messa in mezzo magari che possa rimbalzare tagliata davanti al portiere può mettere grosse difficoltà, già abbiamo visto prima una punizione da 30 metri mettere in serie difficoltà l'estremo difensore del Miami, un effetto strano, si è rifugiato sul dio palo dei portieri, ecco ora il tiro cross che si spegne sulla barriera, solo 2 gli uomini, ne è riuscito a prendere uno, il 50% delle probabilità. Rimessa lunga in mezzo, colpo di testa per vie centrali e ora va sul vertice dell'area di rigore sinistro, prova ad entrare il tiro con il sinistro, ma il numero 10 viene stoppato dal muro del Real. Lascia ora la battuta al numero 3. Questa può essere una situazione molto interessante, tante maglie rosse in area di rigore, ma la palla non arriva a nessuno di loro. Tensione, scivola il giocatore dello Janus e Vinti ha provato a lanciare uno dei giocatori probabilmente più lento e non è riuscito a raggiungere questa sfera.
Ricordiamo campo bagnato, e quindi quando la palla tocca terra risulta difficile poi raggiungerla. Ora lo Janus prova in qualche modo, in due tempi, il 14 dentro, si rifugia in fallo laterale. Un fallo laterale, limite dell'area di rigore destro. Passaggio in mezzo, il 4 che prova a prolungare, la palla che arriva comunque al 14 ma non riesce a trovare la sfera e viene chiamato comunque il calcio d'angolo. Sale lo Janus. Tutti nella metà campo del Real. Classico uomo sul palo, uno sul vertice. Il portiere che prende posizione allungandosi sul secondo palo. Ora cross in mezzo, attenzione! Si rifugia dove può il Real. Buono questo calcio d'angolo, abbastanza atteso a scendere in direzione del secondo palo. Attenzione al 3, tutto solo fuori. E ora 20 va a fare la guardia. Ecco ora il cross in mezzo, attenzione alla palla che non trova nessuno, rimbalza tranquillamente in area di rigore. Sprecata questa occasione. Lancio lungo ora, che dà la possibilità al Real di uscire un po'. Il colpo di testa del capitano, che non trova il suo compagno, neanche il passaggio del numero 3 di prima con il sinistro. Prova a mantenere questa palla in campo, non riesce. Siamo al 58esimo minuto. Scusate, il numero è un po' piccolo per i miei occhi. E ora è Real. Non riesce 20 in controtempo a gestire questa palla. Batte subito lo Janus, che trova libero sulla fascia sinistra il suo compagno. Prova ad andare ora il numero 9 a chiudere il triangolo. In qualche modo la palla arriva e frana il numero 9 addosso al difensore del Real. Sarà il Real a battere questo calcio di punizione. Il capitano a lanciare lunghissimo. Vediamo se la palla arriva verso 20. La palla viene allontanata dal campo dopo il fischio dell'arbitro. E ci sarà un nuovo cambio pallone. Siamo quasi alla metà del secondo tempo, punteggio 1 Real Miami, 1 Janus, entrambi su calcio di rigore. Per quanto riguarda il Real, gol di 20, per quanto riguarda lo Janus, il capitano prova ad allargare questa palla, attenzione che arriva, attenzione, 1 contro 1 con il portiere, il tiro al palo, ancora una volta! A dire di no alle gioie! I ragazzi in tenuta rossa, secondo legno colpito. Un po' di storia in campo. Ricordiamo che il direttore di gara è comunque un essere umano che può sbagliare le sue decisioni, quindi... E ora ci sarà il cambio nelle file del Real, vediamo chi uscirà. Sarà
Mauro, abbiamo sentito, non si legge il numero ad uscire. Ancora Janus. Ecco, ancora un'azione del capitano, questa volta il gol! Doppietta, 2-1. Janus sfrutta questa azione fra le linee, una dormita generale della difesa del Real Miami che non segue l'azione, lasciando il numero 9 a tu per tu con il portiere che non si fa pregare due volte questa volta. La insacca. Ricordiamo anche due legni colpiti, uno nel primo tempo, uno nel secondo da parte dei giocatori in tenuta rossa. E pronto a rimettere in gioco questa palla il Real. E subito il pressing. Visto il raddoppio. Ancora il capitano. Tenta il tiro. E la blocca. Senza grossi problemi. Attenzione a questa palla che si alza altissima. Nonostante il vantaggio, lo Janus cerca il pressing forte, alto. Non vogliono far ragionare assolutamente i ragazzi in tenuta bianco-celeste. Il portiere purtroppo non ha potuto nulla su quella discesa del capitano, il numero 9, che con il piattone ad insaccare sul lato sinistro, un tiro ben piazzato. E ora il capitano del Real a lanciare lunghissimo, un po' lasciano il tempo che trovano questi lanci lunghi, perché insomma 20 non è un giocatore altissimo e può essere difficile per lui controllarla e prolungarla per i propri compagni. Ora il capitano che allontana questa palla, perdendo un po' la testa, prende il cartellino giallo e rischia anche l'espulsione per proteste. Vediamo che deciderà il direttore di gara. Sempre una squadra molto difficile questa del Real, lo abbiamo detto nel primo tempo, una squadra molto di testa, quindi non riesce spesso a gestire la pressione. E ora che si trova in difficoltà, provano a chiarirsi ora il direttore di gara con il capitano. Ammonizione stupida. E ora lancio a cercare largo sulla fascia, il controllo di petto. E ora il lancio lungo con il sinistro verso 20, il 6 con l'incornata a rifugiarsi in fallo laterale. 20 subito, non vuole perdere tempo e gioca con il neo entrato, prova il dribbling col sinistro, il tiro con il destro, la palla però arriva comunque al proprio compagno, ci sarebbe stato probabilmente fuori gioco. Ecco la giocata involontaria del difensore, ricordiamo che se la giocata è volontaria rimetterebbe in gioco il giocatore in fuorigioco, scusate, i giochi di parole. Ora il numero 9, addirittura a rifugiarsi con l'estremo difensore. È una situazione paradossale, 2 contro 2, attenzione a questi passaggi, il 13 con l'esterno, buono l'appoggio, attenzione, ancora una palla, il 14 velocissimo, 1 contro 1 con l'estremo difensore che si allunga. Un po' timido nell'uscita, ci ha pensato un po'. Fanno correre poco questa palla, temporeggiano e Cincischia ora con il controllo, il neo entrato. Rimessa laterale, spizza bene il capitano. Prova a girarsi, a controllare questa palla in qualche modo, il 15 ora, verso ora il capitano che però viene preso in controtempo, non può controllare, lasciando sfilare questa palla in fallo laterale.
Ora Real, fascia sinistra, prova ora il capitano ad alzare questa palla verso nessuno. Tante palle sprecate da parte del capitano. Si ferma il gioco per un contrasto abbastanza duro ai danni del numero 4. Stiamo al 64esimo minuto del secondo tempo, ricordiamo il punteggio di 2 Janus, 1 Real Miami. Attenzione il capitano, prova a girarsi con questo controllo, disturbato dai difensori. Ancora la nebbia a dare un po' di fastidio. Ora invece il capitano del Real che va di prima ad allargare per 20. Troppa fretta ancora una volta il capitano a buttare questa sfera. Deve ragionare, non avere la fretta di trovare il gol subito. Attenzione anche a questi falli di reazione. Visti in diretta, non sono bellissimi. Palla per il 14, che va dentro ora, attenzione! Intervento in qualche modo, si è ritrovato la palla addosso, l'estremo difensore. Prova il dribbling, la deve scaricare, lo fa ora. Per il centro, ora il capitano, ancora un lancio lungo, forse non è... Ancora chiaro che così sprecano solo occasioni con questi lanci che non hanno praticamente mai trovato i propri compagni, quindi o cambiano il sistema di gioco oppure sarà facile la partita per i difensori dello Janus. Si allarga il 16, cercano di allargare le maglie difensive, buono il 4 con questo velo che però sbaglia. Il passaggio verso il proprio capitano, troppo lunga, non può nulla neanche con il turbo. Avrebbe raggiunto questa palla. Solo maglie rosse intorno a chi porta palla e viene regalata ancora ai difensori. Prova a portare un timido pressing ora il Real. Gioca benissimo l'estremo difensore, attenzione, legge bene, la palla però torna in possesso Real con questa scodellata in mezzo, esce benissimo il portiere, tranquillo, facendo la sua, 20 non poteva nulla. Rinvio ora con i piedi, con l'esterno un po', con questa palla che inizia a girare, incornata, anzi più schienata. Attenzione a questo ingresso, area di rigore, prova a mantenere la palla in campo, si rifugia in calcio d'angolo lo Janus. Ora che sale il Real portando i suoi saltatori in area di rigore, non ci sta a perdere questi 3 punti, tenta il tiro a giro, neo entrato di testa, indisturbato da tutti. Ci vorrebbe un bel tè caldo, bollente. Ora rinvio. Buono il controllo, lo stop preciso. Ha provato a chiudere il triangolo, non è riuscito ad appoggiarsi. Ancora frasi che non ci piace sentire. Attenzione alle mani, in qualche modo. Sarà il capitano a battere, ancora un lancio lungo. Come gli altri, non trova assolutamente i suoi compagni.
non hanno vette importanti da poter servire. Ora lo Janus, ostacolato. Cerca il Real in qualche modo a portare questa sfera in zona pericolosa, ma Venti non controlla e poi fa un fallo con molta esperienza. Ora lato sinistro, lo Janus ha molto campo. La palla che non esce, non ci sono più difensori, situazione stranissima, tutti in attacco nonostante il vantaggio. E ora scende sulla fascia destra, peccato. Impreciso, la palla si allarga e si spegne in fallo laterale superando la linea. Rimessa ora con le mani. Chiama la spezzata di testa. Ora palla che viene gestita dal numero 10 dello Janus, che ricomincia tutto e Venti a portare il pressing. Ora sale il Real. Poche soluzioni da parte dell'estremo difensore, che comunque prova a lanciare lungo. Fuori gioco però. No, c'è stato un fallo probabilmente. Lancio lungo, vediamo, però trova il difensore del Real. Buono l'anticipo del giocatore delle Real, si becca il cartellino giallo il numero 16 dello Janus. Tutto pronto da parte, credo, il numero 10 a questo calcio lungo verso nessuno. Ora il 16 a controllare con il destro, portare su questa palla, ancora un lancio lungo. Settantaduesimo minuto del secondo tempo, i tre punti si allontanano per il Real Miami. Ogni secondo che passa, ogni granello di sabbia che scende da questa glessitra chiamata tempo, è un'azione in meno per il Real per cercare di pareggiare i conti. Questa sera non molto in partita. Tutto libero sulla destra, il numero 16, vediamo se viene visto dal compagno, però ora viene in aiuto il 10 a coprire. Ora si allontana, vediamo un po' che soluzione. La palla che rimane lì, attenzione, fase un po' confusa. E ora sceglie la fascia, attenzione dentro l'area di rigore, prova l'imbucata. Abbiamo visto il portiere in due tempi intervenire su questo cross raso terra. Venti prova a spizzare, attenzione la difesa dello Janus che copre poco. Abbiamo visto più di una volta addirittura il portiere lasciato prettamente solo. Buono il velo, attenzione Venti in mezzo, tenta il tiro, il palo e la palla deviata sul palo a questo punto da parte dell'estremo difensore, che si allunga con le unghie a graffiare la sfera mantenendo ancora il punteggio sul 2-1. Il cross in mezzo,
Buono l'intervento difensivo a liberare esternamente. E ora ci sarà ancora una volta un cross in mezzo. La palla che svirgola. Buonissimo l'intervento del portiere dello Janus che nega il gol a 20 di prima. Ha provato la soluzione. Si è allungato benissimo con le unghie ad aggrapparsi su questa speranza chiamata calcio d'angolo. Spalle alla porta il 14, non controlla benissimo. E ora ancora una volta al lancio lungo, però interviene fallosamente infortunato il giocatore dello Janus che rimane a terra. 75esimo minuto del secondo tempo, 5 allo scadere. Pronto ora il capitano, sicuramente per l'ennesimo lancio lungo. Vediamo se arriva a destinazione, non proprio. 4 a liberare, ora vertice dell'area di rigore sinistro, entra dentro l'area di rigore, 1 contro 1 con il 13, cross in mezzo, prolunga e libera il difensore, ancora il capitano subito di prima ad alzare questo campanile, ora vediamo se viene qualche giocatore in soccorso al rimorchio, si incaponisce da solo, prova il cross in mezzo, ma non c'è nessuno, la palla viene liberata malamente, ora il capitano prova a liberarsi per il tiro che viene murato. Il numero 9 ora verso il proprio compagno che controlla male a causa del giro della palla. Velocissimo, appena ha toccato il piede, schizzata via. Ora 20. Nessuno che scende sulla fascia sinistra. Viene ora servito proprio su quest'ultima fascia. Prova l'1 contro 1 con il 15. Viene comunque ripreso in qualche modo il possesso da parte dello Janus, ma la rimessa viene lasciata a favore del Real Miami. Sbagliato il passaggio del neo entrato. Buonissima la giocata del numero 16, che finta la ripartenza, in realtà lascia la possibilità di battere questo calcio di, questo fallo laterale, facendo salire i propri giocatori e perdendo anche intelligentemente un po' di tempo. La mette giù, libera. Quasi un ping pong adesso. Buon intervento. Ora il 13 di prima con l'esterno verso il capitano che è costretto a uno stop difficile, ma ci riesce. La palla Real ora verso 20. Recupera la posizione subito il capitano. Anzi, il numero 3, scusate. Ora il 6 ad alzare il campanile. Nessuno controlla. Colpo di testa. E ora la porta avanti, attenzione a questa discesa, temporeggia, si allarga benissimo verso il 16 che lascia salire la propria squadra, lo scarico, vediamo se si chiude questo triangolo, attenzione al tunnel, però non accompagna il 15, era un po' troppo lontano. E ancora una volta lo Janus a recuperare palla, buono il fraseggio, quasi un torello ormai da parte dei giocatori in tenuta rossa, che si liberano molto bene, attenzione al contrasto, si è sentito fino qui. 78esimo minuto, ne mancano 2, dopodiché sarà recupero. Sostituzione nelle file maglie rosse, esce il 13. E va a prendere posizione il numero 11. La difesa rimane ancora a 3 da parte dello Janus, ricordiamo il punteggio di 2 Janus, 1 Real Miami. Gol nel primo tempo, calcio di rigore per parte, 1 per parte, poi una grande conclusione da parte del capitano liberato da un assist magnifico che lo lascia 1 contro 1 con l'estremo difensore, questa volta neanche i legni lo aiutano. Attenzione a questo tiro, la traversa ancora una volta! Ancora una volta il dio palo, il santo di tutti i santi degli estremi difensori,
ha aiutato per la terza volta il Real Miami, che non deve sprecare questi regali e cercare di portare la partita in parità. Scorre il tempo. Sbagliano ora l'appoggio, è costretto l'11 a tornare indietro e ora a liberare. Lo stop a seguire con il petto del Real Miami, ma non trova nessuno. Attenzione a questa palla, una volta che si lascia rimbalzare la palla diventa difficile da seguire e controllare perché prende velocità. Attenzione, questa un po' di esperienza che manca probabilmente. La fa proseguire ora a vertice dell'area di rigore sinistro, vediamo uno contro uno, tenta la finta, si porta centrale, ora il tiro troppo morbido e il portiere ringrazia per questa telefonata comoda. Rinvio lungo, pronto a spizzare, la palla che rimane lì in qualche modo, peccato che non ha visto largo sulla sinistra il suo compagno, ha cincischiato con questa sfera. Buona la girata ora per 20, però esce bene la difesa dello Janus, nulla da dire per i difensori. Che cavalcata del numero 6, attenzione, limite dell'area di rigore, se li è fumati tutti, manca solo il tiro, fa l'assist e sbaglia il 14 a tu per tu nell'area piccola di rigore. Si lamentano i giocatori del Real Miami per un fuorigioco, ma incredibile cosa ha fatto il 6, una discesa di 60-80 metri, seminando il panico, liberandosi degli avversari come se fossero birilli, immobili, incapaci di reagire ai suoi dribbling, e per poco non usciva addirittura il gol. Attenzione, ci sarà probabilmente il cartellino e così è, un classico per 20. Finire la partita senza cartellini non è da lui. E 80° minuto, quindi ci sarà ora probabilmente il recupero. Quindi ora è tutta da controllare da parte dello Janus per portarsi a casa questi tre punti importantissimi. Ma attenzione Real che non molla e cerca negli ultimi minuti il guizzo che può consentire il pareggio, portando più giocatori possibili in area di rigore avversaria, e probabilmente concluderà in attacco questo secondo tempo. Attenzione dentro l'area di rigore, ora con il sinistro ad appoggiare, libera tutto il difensore, rimane solo il 14, che attenzione in velocità, ora il portiere riesce a sbrogliare questa situazione, il 10 in qualche modo, ma in maniera fallosa. Provoca ora il giocatore del Real Miami, sicuramente a fine di questa partita l'arbitro andrà a farsi un bel massaggio rilassante per cercare di scaricare la tensione che questi ragazzi ogni volta. E c'è ora l'ammunizione per proteste ed è praticamente finita, non abbiamo visto la comunicazione del recupero, ma siamo ben oltre il tempo regolamentare. Fallo laterale ora, deve solo far passare questo tempo, il ticchettio delle lancette che si sente incessante nelle orecchie dei giocatori del Real, questo ticchettio che arriverà a porre fine a questa partita. Ora grande la cavalcata del neo ammonito che va a liberare 20, vediamo se riesce ad allungarsi palla, non è così, e ora rimessa laterale, limite dell'area di rigore sinistro, ci ha creduto, nessuno in mezzo però. Poco movimento dei propri compagni. Troppo tempo con questa palla a tre piedi. L'arbitro dà un'occhiata al cronometro, è pronto a fischiare. Attenzione, sentiremo probabilmente adesso il suono che interromperà questa partita. Attenzione! Rinvio sbagliato e per poco non c'è la beffa. Con una situazione pericolosissima.
Ora pronto l'estremo difensore dello Janus, ricordiamo punteggio Real 1, Janus 2, sta per finire questo secondo tempo, è tutto pronto, tra poco udiremo il fischio tanto atteso, quel suono che pone fine alle ostilità. Sta scendendo anche la nebbia, oltre al freddo, vedete come la luce viene riflessa nei nostri schermi. Ora lo Janus, che ha tutto il tempo del mondo per giocare questa palla. Rimessa laterale Real. Ancora un minuto di gioco. Probabilmente fischierà appena ci sarà. Eccolo ora il fischio, triplice fischio finale qui da Fabrizio Branco, la voce di questa sera, e Massimo Monteriolo, la regia. Ricordiamo il punteggio di Real Miami 1 e Janus 2. Ci salutiamo e ci vediamo alla prossima partita.